Buongiorno a tutti, io sono Cristiana Currelli, la proprietaria del Redulab, una sartoria in centro storico a Rimini e oggi, dato che è la prima giornata di freddo gelido da queste parti, vediamo di trovare un escamotage per scaldarci in qualche modo. Allora, come scelta di vita, io non tengo materiale lavorativo a casa, quindi potete vedere come scarseggia. Il mio materiale tecnico di sartoria, dato che non ho né macchine da cucire né tessuti, ovviamente ho del filo e del ago, ma sono materiali che si trovano probabilmente nell'80% delle case italiane, a prescindere che si sia sarti o meno, o sardi o meno. Quindi, diciamo che questo potrebbe anche tornarci utile, perché tutti noi possiamo avere la possibilità quindi di essere sarti per mezz'ora. Mezz'ora perché quello che vi sto per far vedere è una cosa molto semplice ma molto utile, perché nel caso in cui nessuno abbia una macchina da cucire ma abbia esigenza di fare un orlo, potete tranquillamente farlo tranquillamente con del filo e un ago. Quindi andiamo avanti. Oggi ci conosceremo solo per mani, perché queste è quello che sta succedendo nel mondo, e anche perché io eviterei di essere così autoreferenziale per vedere anche il mio viso, ma se vorrete conoscermi, quando si potrà, io comunque vi aspetto al Redulab. Allora, partiamo per fare un sottopunto, e per fare un orlo che può servire per i pantaloni, va bene, ma può servire anche per fare l'orlo ad una tovaglia, l'orlo ad un telo che deve coprire delle casse, l'orlo ad una federa, l'orlo ad un copriletto, ad un lenzuolo, a qualsiasi cosa. Basta avere appunto un ago, un filo e della buona volontà. Allora, vediamo come si fa il sottopunto più semplice, resistente, che ci permette di avere un orlo chiuso ma anche non visibile dall'altra parte. Allora, innanzitutto per fare il vostro orlo io vi consiglio sempre di stirarvi la parte che dovete andare a chiudere. Quindi in questo caso io l'ho già fatto, ho usato un pannetto a cuori che è l'unica cosa decente che ho trovato a casa. Comunque lo piegate una volta e due volte a seconda di quanto volete far alto il vostro orlo. Quindi per esempio io mi sto tenendo sul 2,5 e avevo piegato l'altro tessuto di 2,5 lo stesso, quindi 2,5 su 2,5 ho creato il mio bordo da andare a chiudere. Per chiudere, partite sempre dall'inizio alla fine. Io adesso mi tengo un po' distante, così evito di accaparrarmi ogni volta questo pezzo di tessuto quando vado avanti. Ricordatevi sempre una cosa che dico sempre anche ai miei corsisti: il filo più è lungo e più vi fa impazzire. Non c'è bisogno che fate fili chilometrici, vi basta pochissimo. Guardate, già questo sarà lungo. Se finisce, lo rimettete. Ogni volta che lo rimettete, iniziate da capo, come vedremo da adesso. Allora, la prima cosa che si fa è si chiude il punto, quindi si fa un punto e si torna su se stessi, sullo stesso punto, no? E si chiude. Si lascia il filo un po' lungo di modo che lui faccia resistenza contro questo. Chiaramente io inizio da metà per farvi vedere meglio, ma si inizia dall'inizio alla fine, chiaramente, si va dall'inizio alla fine. Allora, io per agevolarmi mi tengo così, per me è più pratico, c'è chi si tiene così, chi invece rimane piatto sul tavolo, quindi vedete voi. Allora, io vi consiglio di fare così però. Per fare l'orlo invisibile a qualsiasi cosa voi vogliate, dovete prendere una tramettina e poi il lembo piegato. 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 Questo si fa di solito a distanza di 1 cm, non c'è bisogno che rimaniate attaccatissimi, ma neanche troppo distanti, perché se vi tenete troppo distanti, per esempio avete fatto un orlo ad un pantalone, come ci mettete il piede dentro, vi entra un dito dentro e stratana, avete rotto tutto l'orlo. Quindi tirate il filo, ma non troppo, perché non deve rigrinzarsi. E raggrinzarsi, e comunque la distanza basta 1 cm. Potete farla anche leggermente più stretta se proprio siete meticolosi e pignoli e se vedete che vi fa rilassare, però 1 cm basta e avanza. Non state più larghi però. Quindi ridiciamo una tramettina e il lembo di tessuto piegato. In questo modo mi avvicino un po' per farvelo vedere meglio e così via. Risistemiamo l'assetto tattico. Quindi una travettina e un pezzettino di tessuto del lembo piegato. Una travettina e un pezzettino di tessuto del lembo piegato. Ok, e così via fino alla fine. Quando avete
Finito la vostra parte da urlare, una volta che tornate sul lembettino piegato, richiudete e chiudete il punto in questa maniera. Di solito poi il punto, se si parla di un orlo, si richiude all'inizio, quindi meglio così, chiudete, prendete l'ultima, prendete proprio a monte l'ultima tramettina e chiudete. Allora, il risultato dell'orlo invisibile è questo, che qua avete la vostra lavorazione che tende verso il basso, quindi fa anche un po' di elasticità, e dall'altra parte invece non avete niente, è completamente pulito perché il punto dall'altra parte chiaramente non si deve vedere. Va bene? Questo è l'orlo invisibile e per oggi, secondo me, potreste avere già da fare, da lavorare. Magari ci si risentirà per vedere degli altri punti fatti a mano, perché purtroppo le mie macchine sono rimaste a valle. Buona giornata a tutti e un caldissimo, caldissimo, caldissimo abbraccio proprio oggi che c'è un freddo incredibile. Forse qui nevicherà alla fine, dai. Potrebbe essere anche romantico. Con i cuoricini. Ciao ragazzi, ciao ciao.